Buonasera, buonasera, ben arrivati come sempre qui agli Orazzi e Curiazzi, e casa vostra, gente romanista. È iniziata la partita da 5-6 secondi, è la Roma che spinge il pallone in avanti all'altezza del centrocampo e cerchiamo di riconquistarlo. Con noi questa sera, come sempre, c'è Gabriele Marconi. Buonasera, buonasera. Simone Santucci, buonasera, e chiaramente buonasera. Andrea De Angelis, poi abbiamo Riccardo, poi abbiamo la nostra Riccardo Antonelli, poi qui abbiamo la nostra Simona Novelli, lì c'è la numero uno ormai da oltre 10 anni, Eleonora Kim Monti, c'è ovviamente Giovanni Roberti e c'è anche lui, il presidente, è vero Tonino Pulzoni? Presidente Roma Club Ciampino. I miei cameraman, c'è anche Alessandro Bisegna. Ciao, Antonio. Si stava innervosendo che non avevo visto. Invece c'era, l'ho visto. Ecco. C'è anche Alessandro Bisegna. Ecco, presente, presente. I miei Leo che sta di sopra, un fantastico, lo dico adesso, poi lo diremo secondo me anche dopo il 90esimo, Fonseca, che ha sicuramente messo la squadra in condizioni di essere capita sia da lui che dagli altri, quelli che giocano. Ci prova l'Ajax, non ha niente da perdere ed è ovvio quello che stiamo vedendo. Allora, siccome è appena partita, noi andiamo immediatamente in pubblicità e rientriamo a front battuto e vediamo che magari vi diremo se c'è il gol. Interrompiamo Leo, lo sai, prendi la linea Leo. C'era Ripepi, credo che ci fosse, c'era anche Carlo Zampa, però non tanti di più, eravamo noi tre che in quei momenti, e anche oggi siamo qui, raccontavamo la Roma come credo nessuno abbia mai fatto. È vero. Stavi dicendo, non Simone? Temo l'individualità dell'Ajax, ma più il collettivo. Quello che mi spaventava, però vedo che comunque noi ci all'altezza siamo. All'altezza della tre quarti c'è questa rimessa laterale, provano a venire avanti, noi fermiamo tutto, ancora una volta, palla indietro a Kardop che guadagna un... No, non ce lo dà per il vantaggio, quindi ancora la Roma che è imposta. Pellegrini guarda brutto tutti, anche Kardop, e che l'arbitro poi alla fine invece ci dà la punizione, se non ho visto male, mano. Anche perché è di mano netta, per cui ce la danno e ricominciamo un'altra volta, con calma, dai Roma. Una follia di ragazzi, quello che dicevo poco fa, un messiero lì in difesa, una follia di Paul Lopez. Io Paul Lopez anche all'andata ha fatto la stessa cosa, una follia. Questo ci fa morire coronaria, devo dire la verità, le amnesie, diciamolo per chi ci sta vedendo, è stato straordinario l'altra partita, quando la partita praticamente deve pensare a fare il portiere, io non sopporto questo, e sono d'accordo, ha fatto una cazzata, una cacata, per chi ci sta vedendo, però sì, non hanno segnato, no, 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 0-0, l'amor di Dio, ancora 0-0, eravamo già cascati per terra, sì, però si è andato non si già può tre fare volte sotto porta e poi non fa una cappellata, non si può del fare genere. Questo è no. Ancora la Roma che avanza, prova nuovamente a prendere il pallone, quasi ci riesce, proviamo a vedere se lo riconquistiamo, forse è uscita, forse no, ma il pallone è nostro, siamo sotto la Monte Mario, Mkhitaryan, pallone dietro, botta e para, Stekelenburg para. Stavi dicendo, Gabriele? Che vabbè, quello che non volevo e invece si è verificato. No, ma meno male che stavolta non ha dei momenti di rincoglionimento, sto ragazzo coi piedi, lascia l'ha fatto piedi. All'andata la stessa cosa, passaggio, la stessa identica cosa all'andata. Scusa, ti ho interrotto, Gabri, che stavi io dicendo? Vorrei che lui pensasse solo a fare il portiere, che bravino, non è così scarso come no, portiere, ma rovina tutto, ha dimostrato di però c'ha qualche carenza mentale, per cui alziamo le mani, se no noi alla fine del campionato un altro anno così non ci arriviamo. Mile ancora ci prova l'Ajax, noi però fermiamo tutto con Calafiori, no, non Ibanez, Calafiori, con Ibanez è il numero uno. Leggi due al volo, sì, ti prego Leonora. Peccato per quel tiro di Pellegrini ad inizio gara. Complimenti per la trasmissione, fortissimamente. Bravo. Roma. Davide da Cinecittà. Buonasera a tutti. Peccato quel fuorigioco, sarebbe cambiata subito la partita. Luciana da Nettuno. Sì. Grazie. Uno corto, se ce l'hai corto sì, al volo. Sì, ci scrive Mauro Santoni. E la Roma intanto a mezzo campo, provano a riaprire per Cardo, supriamolo a mezzo campo. Così. Ancora la Roma che va avanti, ancora la Roma. Proviamo a recuperare il pallone, non ci riusciamo, c'è uno scambio tra i difensori dell'Ajax e arriva come una bomba anche lì. Bel momento di pressing della Roma però. Molto bello, molto bello.
Pellegrini è sempre sul chi va là, vediamo se riusciamo a recuperare il pallone. La Roma cerca di attorniare tutti quelli a cui potrebbe arrivare il pallone e in effetti lo recuperiamo, ma la mandiamo in rimessa laterale. Intanto nell'azione prima è stato Diawara a salvare. Sì, sì. Che hai detto? Nell'azione di prima Diawara, è stato Diawara a salvare il risultato. Sì, stiamo parlando dopo la, sì, sì, dopo la follia di Paul Lopez, è stato Diawara a salvare il risultato. Riprova l'Ajax a venire avanti, sono allora nella loro metà campo, anzi alla loro metà di metà campo. La Roma intanto cerca di tappare tutti i buchi possibili, molto viva, devi... Oh, siamo mica... No, mi piace, perché quando commenti da uomo esperto di calcio mi fa piacere. Che stavi dicendo, Simone? No, mi piace, l'atteggiamento giusto per la Roma. Io temevo invece un primo quarto d'ora d'assedio, perché poi lo devono fare. Però, a parte Paolo Lopez, ma ormai è una nota dolente, devo dire, assolutamente, insomma, che conosciamo, mi sembra l'atteggiamento giusto della Roma. Non è fai già il quarto tiro in porta, che facciamo, va bene, va benissimo. Non fai in tempo a dire che sicuramente anche delle qualità importanti, perché l'ha dimostrato nella partita di giovedì scorso, ma l'ha dimostrato anche in altre partite, che sicuramente i numeri ce li ha, poi fa queste cacate pazzesche che uno potrebbe anche rimanerci secco. Andrea, non ridere, che io ho subito una cosa terribile prima. T'ho visto in difficoltà. Ma te credo, già stavo preoccupato di dover sostituire. Ti capisco. Vai. Era così per quello, cioè, nella speranza di sostituire, non che te debba succedere qualcosa di grave, per carità. Voi siete le mie spalle, Gabriele, sì, e Andrea, ne dia un colpo e continuate, perché ma qui ce lo fanno venire a tutti il colpo, perché pure Gabriele non mi sembra serenissimo. Io non riesco durante la partita a essere adesso Gabriele. È l'Ajax che prova ad attaccare sotto la Tevere e provano ad aggirare le nostre coperture, però lì c'è Lopez su Stivaloni, non si sbaglia con le mani, anche non si sbaglia, non dovrebbe più calciare con i piedi, perché con i piedi non ci capisce nulla. Peccato, abbiamo perso un pallone con Mkhitaryan che cercava di far avanzare i nostri, lì c'era anche Pellegrini. Sta succedendo esattamente quello che abbiamo visto all'andata, il centrocampo che non riesce a tenere palla né dell'una né dell'altra squadra, e quindi continui ribaltamenti di fronte. Da provano ad aggirare la nostra assolutamente difesa finito. Ma noi schieriamo lì 8 uomini, per cui diventa, anzi 9 a dir la verità. Ibañez sta con gli occhi spalancati, via. E poi ancora via, pallone spazzato via, prova a prenderlo e a farlo suo Dzeko, ancora Dzeko, che però forse non ce la fa, straordinario a recuperare il pallone, e poi entra la kamikaze per evitare guai peggiori. Dzeko sta comunque lottando su ogni pallone. Adesso la rimessa laterale è la nostra, guardate che ha fatto un recupero qua fantastico. Ha fatto così una bella fantastica, e la stava anche riprendendo. Sì, no, l'avrebbe ripresa e forse va in porta, perché mi pare che l'aria era proprio quella. Che dicevi, Gabriele? Che dicevo io? Semplicemente quando vedo la partita non riesco a commentarla. Ti preoccupa, serenità, no, devi essere così preoccupato. Io sono tifoso, non sono né giornalista né... Attento, bello De Casa, deviasse un colpo. Ma come fate a dare sti palloni a sta maniera? Lo recuperano loro, stiamo attenti Roma. Occhi aperti. Roma sta avendo delle grandissime difficoltà nella gestione non ci della palla, vogliono far arrivare vivi alla fine del nella primo gestione tempo. Della palla nel momento della ripartenza, dell'uscita dall'area. Roma buona, si grandi vede poi difficoltà. Magari qualcuno perde un attimo la concentrazione. Attenzione. Che ha parato Paolo Lopez, sembra facile, in bocca, ma non era facile, Simone non era facile per Paolo Lopez, però devo parlare anche del singolo. Bravissimo su questi interventi, invece rivediamo, guarda che non era facile, le parate di istinto sono quelle che gli riescono meglio. Perfetto. Mi sta piacendo anche molto Dzeko, che comunque non era in palla negli ultimi, ma il suo onore qui, lui sta giocando il suo onore, l'atteggiamento è quello giusto, a parte le amnesie della squadra e anche di Diawara, della squadra, di un paio di sciocchi, e volevo distruggere. In realtà ragione Simone, Antonio, sì, perché le amnesie sono di squadra nell'uscita dall'area, non sono dei singoli. Sembrare due cacate di due dei solo nostri. Ne abbiamo viste più di una, abbiamo visto anche errore di Kastorp da una parte, errore di Calafiori dall'altra, errore di Ibañez prima. Da tutte in realtà ci sono, qual è la questione?
L'Ajax sta facendo un grande pressing sui portatori di palla, e la Roma anche adesso, e in uscita dall'area la Roma sta avendo qualche difficoltà, e la Roma invece adesso forse... sta facendo il contrario, esatto. Perché è qui chi attacca e prova a farsi vedere, come ha fatto in anche questo caso prima. Ci manca un Villar, cioè sì. Un uomo che magari vada a prendersi la palla davanti, no, per me ci manca il migliore Veretout. Veretout, perché non sì. Mi sembra Veretout fa filtro, però è un ruolo diverso, no, ma qualcun altro pure un che sì, e ancora sì, l'Ajax che sì, prova certo. A venire avanti, attenzione a Nemes, e poi ancora chiude tutto, ci prova almeno a farlo in Bagnez nuovamente, vedete all'altezza della nostra area, ma tutto spostato verso la rimessa laterale, quindi proprio ai bordi dell'ingresso in area. Ah, questo è stato un bello scambio, attenzione Roma, mamma meno male, bravo. Chiude in bravo maniera Mancini. Straordinaria Mancini. Beh, fa il suo più che salvataggio, perché no, è stato bravo ad entrare, sì. Tieni sempre presente che Mancini dei tre è quello che gioca a destra, quindi certo. Farsi trovare a sinistra in questa azione vuol dire che ha seguito bene ovviamente lo sviluppo, quindi per questo dico bravo. Calcio d'angolo a favore dell'Ajax, quando siamo arrivati al 21esimo e 18 secondi. Diawara si fa vedere e sentire, provano a intimorirlo. Lo spartito tattico comunque dell'Ajax è chiaro, l'Ajax sta attaccando la nostra sinistra. E ricordiamo anche che noi un gol possiamo subirle, non due, a meno che non segniamo. Per cui niente è perduto fino a questo momento e siamo al 21esimo e 40 secondi del primo tempo. Il calcio d'angolo viene battuto sotto la Monte Mario. All'intersezione ovviamente Klaber si è fatto c'è male nel recupero su Dzeko prima. Sì, esattamente. Lucido e attento. Credo che si sia stirato. L'impressione è come la vedi? Come la vedi sta partita? Dimmelo. Non parla, meno male. Mi piace quando c'è scaramantica. Mi piace perché è scaramantica. Io non c'era. C'ho il mio. Potevo parlare. Ancora la Roma che non recupera questo pallone, la danno indietro e ancora l'Ajax di testa liberiamo e poi la Roma che riprende il pallone, avanziamo, speriamo niente, dobbiamo fallo bravo, a favore della Roma all'altezza del mezzo campo di Pellegrini che come sempre, nonostante ci siano molti, non voglio dire parolacce, no. Si dà sempre da fare e ha fatto le ultime Roma. Partite a mio modo di vedere veramente da capitano della Roma. Però questa è una cosa che per esempio la Roma finora non è riuscita a fare. Quale? Non ha potuto fare. Cioè quella di ogni volta che prende la palla, la Roma non deve necessariamente arrivare dall'altra parte e fare gol. A volte è più utile anche tenere la palla. E perderla. Loro provano ad offendere e non perderla. Sono scoperti. Sì, comunque. Ma a volte è utile tenere la palla e non perderla, soprattutto quando sei uno contro tre, come era adesso Pellegrini nei confronti degli avversari. Ha fatto bene, si è preso il fallo e la Roma ha la possibilità di respirare, perché altrimenti a fine partita non ci arrivi. Ancora c'è questo calcio di punizione fischiato a favore dell'Ajax all'altezza della tre quarti. Dzeko si guarda tutti in cagnesco, se la fanno girare lì la palla verso la nostra destra, quindi sotto la Monte Mario. Ancora provano a venire avanti, però in questo momento la Roma sta chiudendo tutti i varchi. Qui non ti devi distrarre mai, come ti distrai ti fregano, ma questo vale anche per loro. Se si distraggono la Roma gli fa male. Recuperiamo questo pallone, bravo. La rimessa è laterale sotto al centrocampo, sotto la Monte Mario. Preoccupato forse più Fonseca o l'allenatore dell'Ajax? Mi sembra più preoccupato l'allenatore dell'Ajax. No, per me è più preoccupato Fonseca, che ha tutto da perdere, quell'altro no. Forse ha più ansia in questo momento Fonseca. Scalafiori rimette in gioco il pallone, chiede il piazzamento ai propri, Mkhitaryan lo vuole. Pallone che arriva lungo, però non riusciamo a controllarlo e Mkhitaryan chiama i compagni ad avanzare e a non rimanere all'altezza del mezzo campo. Questa è prova veramente di grande capacità calcistica. Anche di grande personalità. E certo, la personalità di grande carattere. La sua esperienza ultra trentennale nel settore ti aspetta per realizzare i tuoi sogni, dalla consulenza alla progettazione fino alla consegna chiavi in mano all'inclusive. Affidati con fiducia alla professionalità della nostra... All'andata c'è stata una reazione. Assolutamente. Noi speriamo che qui ci sia... Io credo che la Roma sia in grado di avere questa reazione, l'ha già dimostrato qui. Però calcio d'angolo, vediamo se ce lo danno. Non è calcio d'angolo, è messa ce l'hanno data. Questo è importante. E che stanno arbitrando nella giusta maniera. E Dzeko si gira, eccoli il pallone
nostro, lo prende Calafiori, la finta sul numero 7 dell'Ajax, palla indietro, la rimandiamo in avanti, vai avanti, Calafiori, palla corre Calafiori con un pazzo, sulla fascia sinistra, ancora Calafiori, salta un avversario, la palla in mezzo, c'è qualcuno che arriva, nessuno, sì, però, a tirare la botta, ok, va bene, ma bisogna giocarcela anche con la positività che si può fare ancora tutto e la Roma è ancora qualificata. Perché sennò qui a piagne siamo buoni tutti, pure io mi butto per terra e vi faccio vedere come si piagne. Allora, è una scena che non mi dispiacerebbe vedere, però. Sono terribilmente pieno di lacrime quando. Ci credo, io. Allora, ancora Mkhitaryan si fa vedere, probabilmente è lui quello che esce, secondo voi? Io farei uscire lui. Anche se io lo lascerei in campo, perché rimane sempre uno che la giocata la può inventare. Sì, Calafiori seduto a terra, Calafiori seduto a terra, si sta scaldando Santon probabilmente, anche perché non ha grandi alternative. Quella zampata è un merito di Calafiori. Forse il primo che entra è proprio Villar insieme a Borja Mayoral, si sta cambiando insieme. Sono d'accordissimo. E Villar sta mettendo la maglia, quindi. E adesso la cacarella viene a quelli dell'Ajax che vanno a casa, no? Perché hanno esultato, adesso gli facciamo il 2 e invece ve la siete presa in quel posto che non posso nominare. Il gol annullato è stata una mazzata. No, ma il calcio è un'altra cosa. È cambiato totalmente il gioco. Vorrei che si parlasse come con di il rigore per quello che è il calcio. Lì auspicavamo sta cosa. Sì, certo. Ma ecco, questo è magari proprio il sintomo di una squadra molto molto giovane che poi perde punti proprio sul fattore psicologico. Non ha sbagliato una mossa il signor Fonseca, una mossa non sono sbagliato. D'accordo su questo, ma chi non ha sbagliato una mossa? Potevamo soffrire di meno. Con che? Mettendo chi? Fantastico. Esattamente, togliendo Mkhitaryan o esce Dzeko e entra Majorali. Esattamente intanto. Quello che abbiamo facciamo detto cronaca prima. Cavo detto prima? Che sarebbe uscito Dzeko prima del gol ed entra via. No, io non voglio, io volevo dentro fino a che non ha fatto il gol dell'1-1. Poi le armi toglie anche il giocatore ammonito, probabilmente per quello. Certamente, non solo quello, anche perché domenica c'è un'altra partita, vero? Esce Calafiori ed entra Villar. Calafiori, Villar. Grazie, lo so che mi dai ragione. Ti dico io che succede per tua sinistra. Il calcio è un'altra cosa, giusto. Oh, giusto, magari renderà di più. Guarda che palla, questo è stato di Bertù una bravura. A sinistra e Villar e Diawara centrale. Prendere, fare quel gol lì, ci vogliono delle capacità atletiche e agonistiche non indifferenti. Ci aveva 2 centimetri infilato il pallone là. O la Tevere all'altezza quasi della nostra area di rigore. Bravo. La prendiamo noi. Tieni la palla, e ancora la palla nostra. Pellegrini è stato Diamo Pedro. Diamo Pedro, no, hai sbagliato un passaggio elementare. 3 minuti e 24. 3 contro 2 la Roma. Vai. No, qui non devi perderlo. Non devi perderlo. Oh, qui non si perde nessuno, Qui non si perde nessuno, È la Roma che chiude. No, non è ancora tra i piedi dell'avversario. Attenzione! No. Attenzione Rossa, via. Si spazza, pallone spazzato. Proviamo a prenderlo, ma era fuori gioco. Ovviamente Pedro Cristante che chiama i compagni a venire via. 3 minuti 52 secondi, Roma 1 Ajax 1. Come sia questo è fuori gioco per me, Se non lo dice, però questi continuano a giocare, magari anche a farsi gioco, male. Ma cominciamo pure chi a tenere la palla, chi è che rischia? Chi è che rischia? 4 minuti e 15. Manca 40 secondi, 42 secondi alla fine della partita. Roma 1, Ajax 1. Siamo a 35 secondi dalla semifinale di Europa League. Dai Roma. Non si fa. Via la palla. Così. 4:40. Porco Giuda. Via la palla, la palla deve andare porco via. Giuda. Va bene così, va bene. Okay. 4:48. Applaude Dan Friedkin. Friedkin, applausi in tribuna, giusto. Fatto bene a sottolinearlo, Antonio, bravo. Cosa? 4 minuti e è finita! Roma 1, Ajax 1. Siamo in mezzo, è finita. Non si racchetta niente. Via sto fischietto, bello. Non ha fischiato. Non ha fischiato ancora.
Ragazzi, 5 minuti e 20, che aspettiamo? Guarda, guarda, quanto sta rischiando? Zero. Ora fischia. Dai, a casa, su. Ora fischia. Fischia. Eccolo! Io credo che facendo così, in questa maniera, vi do la mia parola d'onore, che tutte le partite comunque della Roma, Andrea De Angelis ha segnato il risultato 1-1. Ho detto, no? Roma, l'avevo detto. Vai. Allora, apriamo le linee per 2-3 telefonate, poi ci sentiamo Ripepi e Nello, ci abbiamo 6 minuti. Purtroppo non ci posso fare niente. Una impressione, Nello lo chiamiamo Skype, sti 3 minuti, e poi Ripepi, vediamo se ci, che c'è qualcuno che ha voglia di chiamarci. Ce l'hai un messaggio al volo? Corto, vai. Dzeko non l'avrei tolto, stava giocando bene. Martino da Frascati. L'entrata di Majoral ha dato grande vivacità all'attacco. Franco 86. Vedi, due messaggi diversi. E certo, perché non sanno di calcio, no? Allora, era lo stesso, scusa, non sanno di calcio perché ammonito, eviti qualsiasi problema, lo levi e c'è la partita di no, ma questa è la dimostrazione, sì, che poi ci sono le due possibilità, no? Sì. Cioè anche di sì, insiste. Bravo Fonseca che se li abbraccia tutti. Però ci sono, hai visto quanto era bello fresco Majoral? Sì, bellissimo. Se avesse continuato senza ammonizione Dzeko, nonostante guarda il gol di Dzeko. Probabilmente guarda il gol di Dzeko qui. C'era un centimetro. Non sarebbe stato così utile come Majoral. C'era un centimetro. Majoral è la Roma che passa. Sentiamo chi è in linea. Pronto? È andata bene così. Buonasera, ben arrivato. Stefano, la chiamo e bravi con molta invidia. Ciao, con molta invidia. Ci ha provato fino all'ultimo a cuffare, ma l'ho detto che sei sì, una persona corretta, è chiaro. Spero che lo siete perdonati. Grazie Stefano, ci sentiamo. Sono invidioso, sono invidioso. meglio la verità che una brutta bugia. Grazie Stefano, non ti dico Forza Roma, ma ti arriva lì via telefono. Grazie. Allora, ciao Stefano. Chi è che grazie si ricorda la prima partita dove si gioca, se a Manchester o a Roma? Dovrebbe essere a Roma e poi Manchester. Sì, ritorno a Manchester. Non è prima, dovrebbe essere rispetto ritorno il contratto, dovrebbe essere il contrario di come abbiamo fatto no, adesso. No, perché pensavo a tutte le tutte le assenze che ci saranno. Dovremmo avere la seconda fuori casa. Non c'è una cosa. Poi ci vorrà 15 giorni, no, almeno. Credo di sì. La seconda dovrebbe essere fuori casa. Ce l'abbiamo? Giocherà Smalling secondo te? Credo che Smalling. Penso di sì, non so se rientra questa almeno partita, ma per la prossima di Europa League sicuramente ci sarà. Allora, chiamiamo intanto Nello. Poi se non arriva al volo la nostra telefonata che c'è, lo so, sentiamo chi è in linea e poi andiamo avanti. Pronto? Sì, pronto. Sempre Nero della Torbaglianica. Ciao Torbaglianica giallorossa, tutto bene? Senti, io ho paura che qualche duro che è amico tuo là, gufa contro la Roma quando sta là. Chi è? Che sempre che c'è qualche cosa che non va bene. Chi è? Tutto bene, quando noi pareggiamo, quando dicevo, quando giochiamo tutti quanti bene. Però io penso che qualche duro. Beh, ma chiunque sia, ti dico la verità, fa il suo lavoro d'opinionista e deve dire la sua. Anche andando so, contro però, le cose. Ma noi stasera abbiamo bufato contro la Roma. No, ma che stai matto? Vabbè. No, se c'è un opinionista ha detto come no, ah, sì? Abbiamo bufato contro. A me anche ha bufato, cambia quello, cambia sotto. Vabbè, non è bufato quello, è dà l'indicazione che grazie a Dio non è arrivata al mittente. Non è bravo a cambiare. Ciao Torbaglianica, che provo a mandare ancora una telefonata. Ciao e forza Roma. Allora, Nello De Nicola lo stiamo chiamando in Skype. Ah, Simone ci dice giustamente il prossimo turno è 29 aprile 6 maggio 29 aprile fra due settimane. Quindi due settimane. Una settimana come Ajax Roma, Roma Ajax, una noi, settimana di distanza tra andata e ritorno. Come sia noi saremo qui. Quindi, l'importante è che comunque il campionato abbiamo avuto record. Guarda che non era facile contro l'Ajax. Questo manca soltanto Simone Altobelli, se no abbiamo mangiati tutti, Che ha avuto un contrattempo all'ultimo, sì, Simone. Sì, lo so, mi ha mandato un messaggio. Ah. Ditemi se c'è Nello, perché abbiamo 3 minuti, a meno che Leo non riesca a rubare un minuto. Già. E chiamiamo anche Ripepi. Sì, se c'è la telefonata al volo la mandiamo, altrimenti chiamiamo Ripepi, Porofio. Sentiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? C'è un abbraccio grande, Giovanni Penozzo. Dagli Roma. E senza da Roma, ma che campi a fa? Un abbraccio, grazie. Un abbraccio a tutti. Dimmi.
Un abbraccio, ci sentiamo giovedì prossimo. Stiamo meglio giovedì prossimo, perché la Roma alle 6:30, poi noi andiamo in onda come il vento. Li vedete questi? Sono ormai inchiodati lì tutti e due, tutti e tre, e poi vediamo il quarto. Nello, lo mettiamo in Skype. Due minuti, non ce l'abbiamo? Non ci sei? Allora chiamiamo immediatamente Bruno che ci dice la sua. Lo so che è poco tempo, ma purtroppo se o qualcuno va a Trevi a mettergli Skype, lo siamo rovinati. E vorrebbe venire Giovanni, che per lo Skype è un fenomeno. O ti resta Giovanni o ti mette Skype. Al volo, leggi, al volo. Abbiamo sofferto, ma tra andata e ritorno abbiamo meritato il passaggio. Leopoldo da Fregene. Beh, certo, quando vai lì, poi alla fine tutti zitti, tutti muti, la Roma è in semifinale. Siamo a tre partite, incredibile, ragazzi. Siamo a tre partite dal sogno. Erano cinque prima di questa avventura, adesso sono diventate tre. Doveste diventa una. Diciamo gli altri risultati, visto che ci abbiamo anche il secondo. Allora, il Manchester ha vinto 2-0, il Manchester United contro il Granada e si qualifica. Sì. La Roma appunto 1-1 con l'Ajax e si qualifica la Roma. L'Arsenal batte lo Slavia Praga 4-0. Qualificandosi. Ce l'abbiamo? Villarreal batte Bruno, la Dinamo 2-1 e si qualifica. Sì. Buonasera a te, fratello mio. Allora, buonasera. Sì, devo dire francamente che adesso ho già usato mezza bottiglia di whisky. Lo so, è il solito, il whiskyaccio. Sono contento, poi a parte la gioia però... Leo, dammi un minuto di più per Bruno, ti prego. Sì, vai, anche perché è una serata storica questa, eh? Sì, sì, un'affermazione... Non era mai successo che la Roma facesse quello che ha fatto, eh? Cinque volte siamo arrivati in una semifinale. Vai Bruno, scusami. Fammi dire una cosa. Mi ricollego la settimana scorsa con Andrea. Ciao Andrea. E quando abbiamo detto che una rondine non fa primavera, a me Lopez mi fa paura. Mi fa letteralmente paura. Chi è che gli fa paura? Lopez. Ah sì, a te. Guarda che qui io... Uno ti mando una cosa che mi ha fatto ridere, vabbè, non la posso raccontare adesso, ma io stavo ai limiti della tolleranza umana, ero arrivato. Sì. Aspetta, Marchegiani, sì. Al gol della Roma ha commentato, anche se l'Ajax segna un gol, la Roma non va in semifinale. Allora, se imbarazze... Ma non lo sapeva che si andava ai supplementari. C'era l'audio di Sky, no, sì, e ecco, se lo diceva. Vabbè, ma insomma, diciamo la verità. Quando era matematico. Da 30 matematico. Anni, da quando noi parliamo da 30 anni e diciamo alla gente, guardate che c'è un odio atavico nei confronti della Roma, di chiunque. Usava. Voi chiedetevi perché non c'è nessuno della Roma a parlare della Roma. Voi chiedetevi perché questo. Fare, purtroppo mi sono... Poi non commento neanche l'operato di Elizabeth Taylor. Sì. E quindi che devo dire, arbitrato in un modo che a me non è piaciuto. È tutto lì. E mi pare giusto. Bruno, non ti dico vieni giovedì accompagnato, perché noi rimaniamo tali con l'inserimento nuovamente, aiutami, di Simone Altobelli. E palla al centro. Io giovedì prossimo non ci sarò. No, purtroppo. Sicuro. Te l'ho fatti tre defini. Vabbè, Simone ce lo so. Vengo col badante. Vabbè, allora ti do un abbraccio. Io intanto saluto i miei cameraman. Ciao. Il mio editore Gianfranco Sciscione, che li sotterra tutti. Leo Todaro, Pino. Tonino Pulzoni, Roberto, Giovanni Roberti, Gabriele Marconi, Simone Santucci, Andrea De Angelis, lì c'è anche lui. Come ti chiami tu, Alessandro? Pisegna. Porca miseria, non mi chiami mai. La nostra Simona Novelli, il grandissimo, immenso Riccardo Antonelli e la nostra Eleonora Kim Monti. Non ci mollate. E come sempre ci vediamo giovedì, stessa televisione, stessa ora. Ore 21, siamo qui, e se non sei da Roma, ma che campi a fa? Dai Roma! GSA Immobiliare presenta...